Diciamo che quando ci siamo riuniti noi gruppi della coalizione abbiamo parlato giustamente della 48, di quelli che avevano chiesto i farmer partner. Ora io in rappresentanza del mio partito, di Lega Nord, non me la sento, lo dico qua davanti a tutti, di avere con me persone che hanno appoggiato, gente che mi ha messo solo i bastoni fra le ruote, perché io dal 10 di aprile ho avuto solo complicati da cui difendermi. Se la Lega è rimasta a Porto Gruaro con le forze che sempre c'è, è stato per la determinazione che ho avuto io e per l'aiuto inconfutabile di Fabiano Barbisano. Hanno cercato di distruggere la sede, hanno cercato di fare di tutto perché la Lega morisse. La Lega a Porto Gruaro è questa, sono io, sono lui, sono tutti i miei tesserati. Noi abbiamo sempre dato il nostro appoggio a Teresa e Teresa lo sa. Non c'è mai stato un discorso di sede, ed è giusto che lo sappiate, in tutte le coalizioni, in tutti gli apparentamenti, non si sono mai parlati di sede, perché il nostro primo dovere è quello di governare Porto Gruaro e noi rappresentiamo i cittadini. Basta con falsità. Sono stata io a non volere il mio, ma la parte della mia lista, a non volere l'apparentamento con Scarpa, ma perché penso che sia logica la cosa. Io non posso stare insieme tu per tu con uno che è andato in giro con Stival Daniele, ma è giusto che lo scriviate questo. Ma non per niente non do il mio appoggio e non accetto il suo appoggio. Chi non lo vorrebbe? Siamo una coalizione, abbiamo tutti lo stesso programma, abbiamo tutti la stessa voglia di lavorare, di cambiare questo ruolo. Questo è giusto che lo scriviate, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro a mascherine. Comunque io sono stata contentissima, ieri abbiamo stretto la mano con Paolo, con tutti gli altri rappresentanti liste. Comunque ha capito anche. Ha capito, penso insomma che sia normale, ecco. Per cui siamo andati via tranquillamente, sorridendo, bevendoci l'aperitivo e tutto è stato. Allora, onde evitare che ci siano infrattendimenti, è giusto che lo sappiate. Però, attenzione, è stato un diniego da parte della lista Lega Nord. Io come Lega Nord, poi logicamente abbiamo sentito.